Tavolo tecnico ieri in prefettura in merito alla denuncia presentata dalle organizzazioni sindacali dei metalmeccanici FIO, MAFIM e UILM sui criteri di assunzione da parte delle imprese che si aggiudicano appalti e o autorizzate al subappalto in Enimed, presenti le confederazioni CGIL, CISL e UIL. Il sindacato ha ottenuto la mappatura immediata del personale assunto e l'impegno immediatamente esecutivo da parte dei vertici di Enimed di far presente sin dalla fase di gara d'appalto della presenza di una lista di lavoratori usciti dal ciclo produttivo ed ovviamente i lavoratori del territorio. Lo stesso metodo, precisa il sindacato dei metalmeccanici, da anni viene adottato presso la raffineria di Gela. Il tavolo è stato un tavolo molto ampio, in quanto c'era anche la presenza di RAGE, di Enimed e di altri funzionari dell'ENI, perché vista la peculiarità della crisi occupazionale che c'è in questo momento, dovuto soprattutto a quelle che sono state vittime di questa dismissione e un'eventuale riconversione, è chiaro che la situazione è diventata molto esplosiva. Ovviamente Enimed, con dati alla mano, infatti era ben fornita di questi dati, anche, dobbiamo anche ammettere che in parte la sua parte l'ha anche fatta. Infatti ha dimostrato che 127 unità del bacino certificate, che bene o male sono persone che provengono da altre aziende, hanno operato, ovviamente per le tipologie di lavoro che hanno, che sono in genere tipologie a picchi e diciamo non continue. È chiaro che questo non lenisce il problema che si sta vivendo adesso per quanto riguarda i lavoratori dell'indotto, anche perché lì c'è anche un indotto che voglio dire, non naviga nemmeno nel loro. Ma abbiamo anche chiesto che ci sia un tavolo di confronto anche con l'indotto dell'Enimed, in questo caso con le aziende, eventualmente per avere un'ulteriore verifica. Ed eventualmente se ci possono essere margini ancora di, diciamo, di collocazione di altro personale, ovviamente dando una priorità a chi momentaneamente si trova senza ammortizzatore sociale e di conseguenza non ha neanche un sostentamento al reddito. L'incontro di ieri, sottolinea Sardella, è stato proficuo e si vigilerà su quanto concordato. Non avevamo il termometro della situazione se non tramite denunce da parte del lavoratore o tramite denunce da parte dei nostri rappresentanti di base che di mano a mano vigilano, però questo non è un metodo di lavoro, il metodo di lavoro è che mano a mano che diciamo c'è la società subappaltante o appaltatrice, chiaramente deve essere anche sensibilizzata a mettere mano anche sulla peculiarità del territorio, che in questo momento voglio dire non è che naviga nel loro.